Il presidente Massimiliano Santopadre è tornato dalla Cina e domenica sarà al Curi per seguire la sua creatura contro l'Ascoli. Una settimana di assenza in cui il Grifo ha fatto un bel passo avanti in classifica con la vittoria di Pagani e con i contemporanei pareggi di quasi tutte le dirette concorrenti. Santopadre fa i complimenti a tutti perché reagire a un inizio di campionato più difficoltoso del previsto non era affatto facile. Finalmente, sì, è il giusto termine, finalmente, perché comunque sia... C'era questo problema delle partite in trasferta che non riuscivamo comunque a portarle in porto per come le volevamo noi, però ringraziamo la squadra soprattutto che ha saputo reagire all'ennesima partenza poco brillante, ringraziamo lo staff tecnico e ringraziamo Roberto Coretti che in questi giorni hanno saputo lavorare bene. Contro l'Ascoli inizia il mese della verità, il mese che dovrà dire dove può arrivare la squadra costruita in estate. Ma per Santopadre guai a parlare di Viareggio, Salernitana e Frosinone. Non è il prossimo mese per noi, oggi ho salutato la squadra, abbiamo ribadito questo concetto, e davanti a noi c'è soltanto l'Ascoli, quindi non c'è un mese, c'è la partita di domenica, perché sappiamo benissimo che cosa significa tenere la concentrazione alta dopo le partite, dopo le partite vinte in maniera brillante come quella di Pagani, è la cosa più difficile. Complimenti all'allenatore, però nello stesso momento gli dico prima di tutto anche a lui di stare sul pezzo e di avere sempre l'umiltà, perché l'umiltà, cari signori, si dimostra nei momenti positivi, non in quelli negativi, perché è troppo facile essere umili quando le cose vanno male. Santopadre torna a parlare anche della questione multe a causa di petardi e fumogeni. Si possono fare tante cose, ma alla fine se ne deve fare una che è molto semplice, non spararli più. Io, come ho detto all'interno e all'esterno della società, incontrando anche qualche capo ultra o i tifosi per la strada che mi chiedono anche di questa situazione, sono pronto ad investire nel Perugia perché credo in quello che sto facendo. E credo anche di stare a investire tanti soldi, però non accetto e non tollero che le persone non rispettano il fatto che io i soldi me li sudo. Noi ad oggi siamo a 9.500 euro e se la media dovesse continuare io credo che a fine anno abbiamo tolto la possibilità di prendere un giocatore importante alla squadra. Quindi non voglio assolutamente fare di tutta un'erba un fascio, però sono sicuro che i ragazzi sono intelligenti e mi verranno incontro e spero che sin da domenica non ci siano più episodi del genere. Allora, con mister Bruno Giordano che diceva prima ai colleghi dei giornali una sfida d'altri tempi, comunque una partita tra due squadre che hanno un blasone superiore per la categoria, questo potrebbe essere un punto con il quale motivare ancora di più i giocatori. Sì, queste sono partite chiaramente che i giocatori sentono, però anche dall'altra parte, no? Speriamo soltanto i nostri e loro si possono snobbare, ma non credo. Perché hanno da difendere una classifica importante, sanno che arriva un Ascoli che sta giocando bene, che ha voglia di fare punti, per cui sarà una bella partita, mi auguro che ci sia tanta gente, una bella cornice, come si diceva prima, le partite queste che ci sono stati scontri in Serie A, scontri importanti, anche in Serie B, insomma. Qui è una categoria che in questo momento va stretta sia al Perugia che all'Ascoli. Siamo in questa categoria, ci dobbiamo stare, farla nel miglior modo possibile. Mi auguro che poi un domani più in fretta possibile l'Ascoli possa ritornare a certi livelli. Diceva pubblico da grandi occasioni, ce ne dovrebbero essere molte a Perugia, ma arrivano anche in tanti probabilmente da Ascoli, più di quelle che siamo abituati a vedere ultimamente al Del Duca. Questo potrebbe essere anche magari una responsabilità maggiore per i giocatori, teme contrario. No, ma queste non sono responsabilità, i giocatori devono giocare con cornici di pubblico così importanti. Giocare davanti a 100 persone non è stimolante, anche se poi il professionista deve trovare sempre le motivazioni giuste. Però ho detto anche ai ragazzi, partite belle, giocare con 7, 8, 9 mila persone, io ho augurato a loro un domani di poter giocare anche con 40, 50 mila persone, e sarebbe qualcosa di straordinario per loro. Però ecco, queste sono le partite che uno vuole esserci, si vede anche durante la settimana, c'è la concorrenza giusta, leale. Alcuni rimarranno fuori, altri giocheranno, però ecco, queste, speriamo che poi da qui a breve, anche quando giochiamo in casa, gli altri possono dire andiamo ad Ascoli e c'è il pubblico delle grandi occasioni. Io sono sicuro che
nel giro di qualche partita un bel po' di gente ritornerà ad Ascoli. Allo stadio, ad Ascoli c'è, allo stadio. Queste le difficoltà ambientali, però in campo c'è una squadra che punta in alto, il Perugia. Che cosa teme però in particolare della squadra umbra? Beh, è una squadra importante per questa categoria, è una rosa molto importante per fare però il salto di qualità. Allora, credo che noi non siamo da meno, in questo momento non stiamo bene con la testa, con le gambe, andiamo lì a battagliare. È una partita, credo, mi auguro, a livello di difficoltà come Pisa, con un pubblico che può condizionare l'arbitro, mi auguro di no. Con i giocatori che saranno gasati da parte loro, con il pubblico che spingerà anche nei momenti di difficoltà, noi avremo le nostre motivazioni, speriamo che, come si è detto prima, la gente possa arrivare a Perugia più possibile, verranno anche un po' di amici di Roma, per cui quello non guasta, e niente, andiamo lì belli a giocarci una bella partita di un bel campionato. Per quello che riguarda la formazione, sembra intenzionato più o meno a confermare l'11 della partita precedente, eccezion fatta ovviamente per Tripoli. In che modo pensa di sopperire alla sua assenza? Dobbiamo farlo, per cui sarebbe stato meglio averlo, perché è un giocatore importante per noi. E manca, e dovremmo far giocare altri ragazzi, ma sono fiducioso, per cui cambierà poco e niente, potrà cambiare uno al massimo due persone rispetto alla partita con il Pontedera. Che cosa ha creato, diciamo, il cambiamento, i cambiamenti in società, sia a livello dirigenziale che dal punto di vista tecnico, portato nuovo entusiasmo? Che clima c'è anche nello spogliatoio? Non lo so, no, nello spogliatoio c'è sicurezza, questi sono dei ragazzi che dall'inizio stanno con qualche difficoltà, la stanno superando bene, è chiaro che poi c'è un cambio di gestione, però noi pensiamo, ho detto anche ai ragazzi, di pensare soltanto al rettangolo di gioco, dentro al rettangolo di gioco, fuori, certo, se le cose vanno bene siamo tutti contenti, se non vanno bene dobbiamo pensare che vadano bene lo stesso e pensare ad allenarci.